che arriva, un altro per il sabato. Non è spuntino né pausa caffè, è una per il sabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, e sai di nuovo che c'è. Buona per il sabato a te. Buona per il sabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Avete visto che bella sigla? Finalmente bellissima. Pronta. E un ringraziamento speciale naturalmente a Ezio, che ci ha ospitato nei locali della sua gelateria, dove tua figlia Stella ha gustato un bel gelato. Si è mangiato tutto. Gigante. Va bene. Però in questi giorni ad Amburgo, ma dappertutto, si respira l'aria natalizia. Ecco perché siamo anche un poco più natalizi, un po' più festosi oggi. E quindi siamo andati anche a fare due passi al mercatino di Natale. Al più grande mercatino di Natale del nord. La Rathaus di Amburgo. Il mercato storico di Natale in piazza del municipio apre i suoi portoni dal 27 novembre al 23 dicembre 2023. Il mercato, organizzato da Roncalli, si svolge sotto il motto «Arte invece di commercio». L'apice è un Babbo Natale volante. Volando sopra le teste dei visitatori, racconterà tre volte al giorno la storia di Rudolf, la rena. Oltre a un viale di giocattoli, c'è l'artigianato, l'intagliatura in legno del Tirolo e molto altro da ammirare e naturalmente anche da acquistare. Invece di popcorn c'è Lebkuchen di Norimberga. Invece di cianfrusaglie di plastica, c'è molto artigianato e idee regalo originali. Non può mancare naturalmente un buonissimo vin brûlé, qui in tedesco si dice Glühwein. Ogni anno vengono contati quasi 3 milioni di visitatori. Anche la storica Ciostra dei Cavalli, datata 1927, è l'attrazione Il mondo di Natale di Käthe Wohlfahrt. Oltre alla popolare gendarmeria del mercato Rudi, tornano al mercato natalizio. Il mercato, con i suoi 80 stand, propone offerte gastronomiche e artigianali e viene alimentato al 100% con energia verde. Le confezioni di plastica sono anche un tabù quest'anno, quindi ripeto, l'ecologia è veramente un tema molto interessante quest'anno. Bevande e il cibo vengono anche servite in scatole di cartone o di carta. Poi c'è la parata di Natale, naturalmente. La parata di Natale è ogni sabato. E lì la via principale di Amburgo, la Mönckebergstrasse, si trasforma in un mondo delle favole, con Anceli, elfi e regine di ghiacci che danzano lungo la strada. E poi folletti, renne, uomini di neve e Babbo Natale che sfilano lungo la strada, regalando musica e gioia a tanti bambini e anche ai più grandi. E in ogni caso tutto il centro storico è costellato di decorazioni, è molto molto ricco. Però ci sono anche dei mercatini locali, tu lo sai che anche fuori Amburgo, anche al nord, ci sono i mercati natalizi anche più famosi, quelli per esempio di Lubecca. A Lubecca, Brema per esempio. Però Amburgo rimane sempre il più grande, assolutamente. Possiamo confermare che questi mercatini di Natale in Germania sono quasi tutti bellissimi. Esatto. E allora vuoi fare un po' di musica? Oggi faccio un po' di musica? Sì. E vabbè, faccio allora una canzone un po' particolare, una canzone natalizia. Ah! Pensa che forse, credo che sia stata una delle prime canzoni che ho imparato. Da bambino cantavo nel coro, sai, ho iniziato a cantare nel coro della chiesa e quindi... Dovevi imparare questa canzone? Sì, però io l'ho arrangiata in maniera un po' particolare, ne ho fatto un po' più blues, ecco. Però anche in Germania è conosciutissima. In Germania si chiama Stille Nacht. Notte silenziosa. E da noi si chiama Astro del Cielo. E vediamo come questa nuova versione. Astro del Cielo, mago divin, vite agnello angeliche voci annunziar, luce dona le menti,
Bene, Silvina, allora, sai che abbiamo oggi il primo ospite e abbiamo l'onore di avere il primo ospite qui in studio per questa puntata di Aperi Sabato. E con noi è Eleonora Cucina. Ciao. Benvenuta Eleonora, buongiorno. Ciao. Allora, dovete sapere che Eleonora è una donna che si occupa di tante cose qui ad Amburgo, dal sociale al spazio un poco, no? Particolare. Raccontaci un po', che cos'è che fai, vediamo. Da quando sono arrivata qui ad Amburgo? Sei arrivata? Esatto, allora sono arrivata nel 1994, forse anche un pochino prima, ma il 94 è l'anno in cui ho fatto tradurre la patente, quindi per me è la data, diciamo, in cui dico ok, sono residente ad Amburgo, ci rimango fino a quando mi va, e adesso facendo due conti sono 30 anni ed è veramente più della metà della mia vita. E Facebook mi ricordava proprio stamattina che esattamente 14 anni fa ho preso la cittadinanza tedesca. 14 anni fa? Esattamente, proprio il 17 dicembre di 14 anni fa ero al municipio, perché tra l'altro qui ad Amburgo hanno fatto questa campagna a ciò che gli europei usufruissero di questa bellissima possibilità di prendere una seconda cittadinanza, e facevano sempre e fanno tuttora delle bellissime feste dei ricevimenti, e quindi tornai a casa con il mio molto formale, molto bella, celebrato in maniera diversa. Comunque in quel periodo ero anche parte dell'Integrationsbeirat, cioè della consulta degli stranieri presso il Senato di Amburgo, che hanno ovviamente delle istanze, delle problematiche diverse da portare avanti. Noi come europei siamo i super privilegiati, perché ecco, per esempio la doppia cittadinanza non è un problema. Un russo, un ucraino, chi si... Un ucraino adesso magari non si sa come, per quanto. Però devi rinunciare alla propria cittadinanza per... Ma con l'Italia funziona. Con l'Italia, con l'Europa funziona. Poi ti occupi anche del DICA, che è... Mi occupo del DICA. Il DICA è un acronimo di donne che si sono trovate, diciamo, intorno a 14 anni fa con l'idea di fare qualcosa di più per il plurilinguismo, nel senso che erano in buona parte mamme che avevano i bambini nelle scuole tedesche, e quindi ci siamo accorte che c'era anche da fare proprio a livello strutturale dei passi, di fare un po' lobby per queste tematiche. E quindi nel 2010 poi abbiamo deciso con altre realtà femminili italiane sul territorio nazionale di coordinarci. Abbiamo creato un'associazione registrata, perché il DICA è il gruppo di Amburgo, Donne Italiane Coordinamento Amburgo, non ho detto prima il significato dell'acronimo, e questo è un gruppo locale, un gruppo di fatto che si riunisce e fa attualmente un incontro al mese almeno. Ed è senza uomini. Ed è un punto di incontro per le donne che vengono qui ad Amburgo, e quindi è un punto di incontro fondamentalmente. E Rete Donne è la stessa cosa, però in grande, ufficializzata, e tiene insieme tutte le realtà di persone singole o altre associazioni. C'è per esempio un'associazione, un coordinamento donne a Francoforte, che è ancora antecedente come fondazione a quello del DICA. C'è un gruppo Rete Donne Berlino che si è creato a Berlino abbastanza presto. Ci sono singole persone attive, ci sono le donne invisibili, che è un gruppo di Lipsia che fa un blog, e recentemente siccome ha partecipato anche come musicista una persona meravigliosa che risiede a Rotterdam, Letizia El Samaola, e lei venne da noi, no, in questi incontri di Rete Donne, dice: posso creare un gruppo Rete Donne anche Olanda? Dico: ma certo! Sì. E quindi insomma è un'idea semplicemente di fare rete, di creare sinergie e di dare risalto a delle tematiche da una prospettiva di genere. Anche per le donne italiane che ci stanno guardando da altri paesi, vi possiamo invitare, no, a partecipare del nostro gruppo e magari di creare altro, no?
Allora, Eleonora, quindi oltre a queste iniziative riguardanti le donne, naturalmente avete anche delle altre iniziative riguardanti i bambini, no? Allora, per la comunità italiana, ripeto, c'è stato questo sforzo di creare attività in lingua italiana, quindi non soltanto nella scuola, ma con il teatro, con altre attività che dessero l'occasione ai bambini anche di conoscersi e di capire che questa lingua che portavano è una marcia in più, non è un qualcosa del quale vergognarsi, anzi è un qualcosa che li arricchisce, che gli dà veramente una possibilità di accesso anche al loro mondo e anche alle famiglie di origine. Però alcuni di noi hanno cercato di non pensare solo alla comunità italiana, ma di trasferire questo pensiero a tutti i bambini che crescono in un contesto bilingue. Oggi nelle scuole di Amburgo tu puoi imparare anche le lingue di origine e vengono votate in pagella, sì. Cosa che 20 anni fa era impensabile, un'eccezione. Eleonora, grazie tante per averci. Grazie. Sì, grazie. Per essere venuta a trovarci qui nello studio. Quindi informazione naturalmente a tutte quelle, alle donne che volessero creare dei gruppi. Sappiate che c'è un gruppo attivo e vivace qui in Germania, che si chiama Rete Donne e.V., perché è un Eingetragenverein, cioè un'associazione. Sì. E contattateci, ci trovate in internet. Benissimo. Grazie. E adesso passiamo al nostro spazio social. Allora Silvina, la storia che mi ha colpito di più questa settimana è stata quella di un povero orso, ma sfortunato. Io penso che sia l'orso più sfigato della storia. Allora, stiamo parlando di Joy. È un orso bruno, ma un orso bruno un po' particolare. È un orso bruno albino. Quindi agli occhi di un occhio inesperto può sembrare come un orso polare. Quindi lui se ne stava in una foresta del Canada, della regione della British Columbia, no? È la Columbia britannica, la regione di Vancouver lì sopra. Sì, fa freddo, però diciamo hanno delle temperature insomma che vanno intorno allo zero, ecco, proprio la temperatura più calda forse si registra in estate sui 15 gradi. Sì. Va bene, se ne stava bello tranquillo a cercare del cibo in una foresta, viene avvistato da un gruppo di protezionisti, di quei protezionisti animali, che scambiandolo per un orso polare, pensando che si sia trasferito al sud in cerca di cibo, che cosa hanno fatto? L'hanno sedato e l'hanno trasportato, quindi via aerea, al Polo Nord. Questo poverino si è svegliato lì e quindi si è trovato al freddo, ha cominciato a tremare di tutto brutto. Tutto bianco. E aveva problemi seri perché non poteva cercare cibo e aveva dei problemi anche con gli altri, con i veri orsi polari. Se non che un gruppo di ricercatori del Circolo Polare Artico ha notato che c'era questa stranezza perché si comportava in maniera strana e hanno constatato che si trattava veramente di un orso albino. Loro hanno capito subito che si trattava di un orso sbagliato nel posto sbagliato. Che cosa hanno fatto? L'hanno rispedito di nuovo al sud. Un altro gruppo di ricercatori l'ha visto di nuovo al sud e quindi hanno fatto lo stesso errore e l'hanno rimandato al nord. Quindi due volte vai e vieni. La seconda volta però i ricercatori del Polo Nord hanno pensato bene di dipingerlo, no? di mettergli praticamente del colore. Un po' di colore. Marrone. Marrone. Però il colore marrone non è che duri tanto. Quindi quando si è trovato di nuovo nel posto giusto al sud e questo colore è sparito, è stato di nuovo trovato da un altro gruppo. È una storia infinita veramente. Questo non ce la faceva più, questo orso poverino. E che cosa hanno fatto? L'hanno trasferito in uno zoo, però anche al Polo Nord. I visitatori si sono accorti che tremava, continuava a tremare. E quindi alla fine finalmente l'hanno rispedito al sud. Al suo posto. La cosa che dovrebbero fare metterle un microchip, io non capisco perché. No, un cartello. Sono un orso bruno, capito? Ecco. E adesso veniamo al nostro spazio cinema! Oggi vi porto una serie molto 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 aspettata perché viene da un libro, in realtà di una saga, di Stefania Auci, I Leoni di Sicilia.
Allora è stata una serie che è davvero stata molto 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 aspettata. La serie mi è piaciuta molto, l'ambientazione è bellissima, costumi belli, gli attori eccezionali. La musica si può parlare un po' sopra, non so se hanno voluto forse copiare Bridgerton. Ah, ok. Perché era come molto moderna, c'era anche Laura Pausini alla fine. Okay. Sì. Si tratta di una stagione con 8 puntate, ma ancora non si sa se avrà una seconda stagione. Perché sì, diciamo che è abbastanza fedele al libro, ma è una combinazione fra l'uno e il due. A me è una serie che mi riguarda perché sì, mi piacciono, no, questi tipi di serie storiche. Ho letto i libri e anche per il cognome, perché anch'io sono Florio. Okay. Solo che sono Florio dal nord, dal Piemonte, non dal sud. E per i curiosi io vi raccomando questo libro che racconta la vera storia dei Florio, non come un romanzo storico, sennò da dove vengono. Io veramente l'ho letto tutto, ma non mi sono ritrovata. Siamo di una, sì, della famiglia, ma un pochino lontanina. Okay. Quello che manca nella serie forse è un po' il risultato imprenditoriale dei Florio, quanto hanno fatto per la Sicilia. Okay. A quell'epoca, no? Perché è una cosa veramente incredibile quello che hanno raggiunto. E mi è piaciuto anche che in questa serie, anche se si parla in dialetto siciliano, non si parla di mafia, si parla della Sicilia come una terra di possibilità, una terra di bellezza, di ricchezza. Quindi un'immagine positiva sicuramente. Tantissimo, tantissimo. Bene. Sì, sì, sì. E dopo i ruoli delle donne qua è da sottolineare, sono donne forti, donne che in realtà alcune in realtà non sono Florio, ma stanno vicino a un Florio, non sono le spose o amanti o bueno, stanno lì e danno un carico di forza, di una nuova visione delle donne moderne che vogliono fare. Invece l'interprete maschile ha un legame già con la Sicilia, sì, avuto in passato, perché Michele Riondino era il giovane Montalbano, quindi è stato soprattutto reso famoso per questa serie del giovane commissario Montalbano. Lui, devi sapere che Michele Riondino è comunque un attore bravissimo, a me piace tantissimo, ed ha esordito ultimamente, perché è uscito da poco, il suo film Palazzina Laff. È una storia ambientata a Taranto, perché lui è di Taranto, ed è ambientato intorno alla storia dell'Ilva, è una storia di mobbing molto particolare. Se vi trovate in Italia, naturalmente potete andare a vedere, no, nelle sale cinematografiche, certo, questo film che è bellissimo. E l'esordio anche come regista di Michele Riondino. Benissimo, allora quante stelle vogliamo dare a questa serie? 4! 4 stelle per questa serie, I Leoni di Sicilia. Benissimo, allora siamo arrivati anche ai saluti finali, quindi è l'ultima puntata di quest'anno. Sì! Ed è una puntata particolare, quindi io direi di metterle i nostri bei cappellini e quindi fare un saluto a tutti quanti e tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso in queste puntate, e un saluto anche a Fabrizio che anche oggi non poteva venire, poverino. E allora, se vi è piaciuto questo programma, scrivete, l'indirizzo è redazione@perisabato.com, altrimenti ci trovate sui social, che sono Instagram, Facebook, X e il nuovo Threads. Threads, siamo anche su Threads. Adesso. E buone feste! Buone feste a tutti quanti, buon anno e al prossimo anno. Ciao a tutti! Buon aperitivo sabato a te.